Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere venuti qui, di essere presenti oggi per celebrare la 10ª giornata europea dei giusti. 10 anni fa i deputati di Bruxelles istituirono questa ricorrenza, questa importante ricorrenza, per ricordare le figure esemplari, ma allo stesso tempo i valori più alti della cultura europea. In un certo senso ci piace pensare che quando si parla di giusti si parli dell'elite morale dell'umanità, come suggeriva Moshe Beschi, il grande creatore dello Yad Vashem di Gerusalemme. Oggi è ancora più importante e sentiamo una grande responsabilità nel parlare di giusti e nel parlare di questi grandi valori europei. Lo siamo per tutto quello che ci circonda e che purtroppo siamo ancora una volta chiamati a osservare, e sicuramente aver incentrato questa celebrazione, questa conferenza sul tema del mai più genocidi in qualche modo diventa ancora più dirompente se notiamo e pensiamo a quello che sta succedendo oggi in Ucraina e non solo. Ecco che appunto 10 anni fa abbiamo cominciato questo percorso con Garivo, con il Parlamento europeo, per ricordare queste figure straordinarie che non hanno scelto l'indifferenza ma hanno scelto di agire, di reagire. Oggi pensiamo di fare una riflessione in più, una riflessione ulteriore, che è quella di legare il concetto dei giusti alla prevenzione dei genocidi. E il convegno di oggi appunto vedrà tantissime personalità che analizzeranno tante sfumature e sfaccettature di questo concetto. Prima di cominciare con gli interventi chiamo a fare il saluto da padrona di casa, la Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Elena Buscemi. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti, ringrazio e saluto la senatrice Segre, l'onorevole Boldrini, il presidente Nissim e tutte le persone intervenute. Questa mattina è stato per me veramente un onore poter partecipare per la prima volta da Presidente del Consiglio Comunale alla cerimonia che si è tenuta all'Albero della Memoria e alla consegna delle pergamene dei giusti, e devo dire che lo stesso sentimento lo provo adesso. Sono passati 10 anni da quando il Parlamento europeo accolse l'appello di Garivo per istituire la giornata europea dei giusti il 6 marzo. 10 anni in cui a Milano e nel mondo, grazie al lavoro di tante e di tanti, sono nati i giardini dedicati ai giusti, dove sono, per così dire, rifiorite le storie di chi ha speso la propria vita per gli altri. Storie a volte conosciute ma spesso nascoste, di cui il mondo ha evidenziato bisogno per emanciparsi, diciamo, dalla cultura dell'odio, dell'intolleranza e della violenza. Oggi più che mai, purtroppo, come si diceva prima. Il tema di quest'anno è appunto prevenire i genocidi e le atrocità di massa, le storie dei giusti contro il silenzio e l'indifferenza. Un titolo straordinariamente attuale, purtroppo, per una giornata che ovviamente guarda alla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. È incredibile infatti quanto siano recidivi certi potenti, certi governi nel mondo, quanto la storia sembri non aver insegnato nulla a chi si impone con la forza sugli altri, a chi sostituisce il dialogo, la politica e la diplomazia con la violenza. E in momenti come questo, quindi, di sconforto per tutti, quello che stiamo vivendo in questi giorni, che bisogna impegnarsi con maggiore forza nell'opera di custodia e diffusione della memoria, nella divulgazione e nella conoscenza degli esempi dei giusti. Il fatto però che il mondo ricada sempre nello stesso errore non deve farci pensare che quanto fatto sino ad ora sia inutile. Anzi, diciamo che un conto sono le decisioni di alcuni governi, un altro i sentimenti dei popoli. Se oggi centinaia di migliaia di persone manifestano contro la guerra, è anche grazie all'esempio dei giusti, donne e uomini che hanno speso e a volte perso la vita per la pace. Quindi loro non sono soltanto dei simboli, ma sono dei fari, delle sirene e delle luci che indicano la strada da seguire.
Per questo il nostro impegno per mantenere vive le loro storie deve essere grande, perché nulla si rinnova, sappiamo, se non è alimentato. Milano, per la memoria, ha fatto e sta facendo molto, e in questo senso l'impegno di questa amministrazione è grande e sicuramente continuerà a crescere. Prima di chiudere, voglio ricordare con un applauso Davide Sassoli, che tanto si è speso in Italia e soprattutto in Europa per questa giornata e per la promozione dei valori della responsabilità, della tolleranza e della solidarietà. A lui ancora una volta il nostro grazie e il nostro ricordo. Grazie, grazie mille alla Presidente Buscemi. E per entrare nel vivo di questi temi e della tematica che oggi andiamo ad affrontare, già nel gennaio del 2001 il Presidente della Fondazione Garivo, Gabriele Nissim, aveva rivolto 3 proposte alla Commissione Esteri della Camera. La redazione di un report annuale sullo stato della violazione dei diritti umani nel mondo, la creazione di una commissione indipendente che ricercasse proprio la violazione dei diritti umani e i genocidi in corso, e la nomina di un advisor italiano per la prevenzione dei genocidi sul modello delle Nazioni Unite. Quello che va in questo senso, non solo, è il lavoro dell'onorevole Laura Boldrini, che attualmente ricopre un ruolo molto importante perché è presidente del Comitato Permanente della Camera dei Deputati sui diritti umani nel mondo. Ecco, all'onorevole, che invito a raggiungermi, chiedo proprio questo: come si interseca questo lavoro, la prevenzione dei genocidi e le storie dei giusti anche? Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Saluto il Presidente di Garivo, Gabriele Nissim, la Presidente del Consiglio Comunale, Milena Buscemi, le relatrici e i relatori di questo convegno internazionale, e rivolgo un caloroso saluto a Liliana Segre, e grazie Liliana sempre per quello che fai contro ogni forma di discriminazione. Ecco, è stato detto, questo incontro cade nel momento peggiore. Siamo in una situazione molto critica, giornate drammatiche per tutti noi, perché vediamo che nel cuore dell'Europa torna la guerra, e in un paese come l'Ucraina, che aveva già conosciuto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, aveva già conosciuto lo sterminio degli ebrei, la dittatura sovietica. E vedete, quando parlano le armi, quando volano i missili, cadono le bombe, si intravedono i razzi, in quella circostanza per alcuni possono sembrare deboli, inefficaci le parole di pace. Ecco, sembra un linguaggio inopportuno. E invece devono essere riaffermate con convinzione proprio in questi momenti. E allora voglio darvi una spiegazione. Martedì scorso alla Camera dei Deputati abbiamo votato una risoluzione di condanna della guerra scatenata da Vladimir Putin, una guerra assolutamente inaccettabile. E io ho votato a favore di quella risoluzione, ma vedete, poi c'è chi chiede il voto per parti separate, cosa che alla Camera si può fare più semplicemente che al Senato, come Liliana ben sa. E dunque, di fronte al voto sul trasferimento di armi, io mi sono sentita in difficoltà, ho espresso le mie riserve e quindi non ho votato a favore di questo punto. Perché non ho votato a favore di questo punto? Perché sono simpatizzante di Vladimir Putin? Assolutamente no. Ho sempre io criticato e attaccato la sua politica di repressione verso le minoranze, verso chiunque manifestasse dissenso, il suo modo di concepire la libertà di stampa. Abbiamo visto come la concepisce,
Abbiamo visto quello che succede agli oppositori politici. Ecco, non per questo io mi sono espressa in quel senso, ma perché non credo che le armi oggi siano la soluzione a questa crisi. Dobbiamo anche dire una cosa, che in Ucraina c'è un aggressore e un aggredito. Questo bisogna dirlo chiaramente. E a fianco dell'aggredito c'è l'intera comunità internazionale. Avete visto il voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un voto probabilmente senza precedenti, 141 voti a favore della risoluzione di condanna dell'azione di Putin. Poi c'è chi si è astenuto, un paese si è astenuto, la Cina, e quattro paesi hanno votato contro quella risoluzione di condanna. E chi sono questi paesi? Questi paesi sono la Bielorussia, la Corea del Nord, abbiamo l'Eritrea e abbiamo la Siria. Questi sono gli amici di Putin. Quindi ci tengo a sottolineare questo punto, perché col presidente Nissim si è discusso di questo anche in commissione, cioè il legame tra i temi della democrazia e la prevenzione dei genocidi. Ed è quello che noi facciamo alla Camera nel Comitato Diritti Umani che è stato ricordato. Cerchiamo di dimostrare che l'unico modo per mettere in sicurezza il Paese, per mettere in sicurezza il mondo, è proprio quello di garantire diritti umani in qualsiasi angolo del pianeta. Perché se si rispettano i diritti umani, allora è possibile vivere tutti in pace e in sicurezza. Nel corso della famosa audizione del 27 gennaio del 2021, il presidente Nissim è venuto appunto di fronte alla Commissione Esteri della Camera e ci ha fatto delle proposte. Proposte che hanno avuto un consenso generale da parte di tutti i gruppi politici. E una di queste proposte, come è stato ricordato, riguardava di redigere un rapporto in cui si denunciano i pericoli di nuovi genocidi, ma anche si indicano le misure più adatte per prevenirli. Ecco, su questo punto io penso che toccherà a noi, toccherà al Comitato dei Diritti Umani, nel momento in cui alla fine dell'indagine conoscitiva andremo a redigere la nostra relazione conclusiva, sarà quello, presidente Nissim, il contesto in cui noi andremo a proporre, diciamo, alcune situazioni critiche e anche misure applicabili in quei contesti. E invece sono qui anche di nuovo a esprimere il mio profondo rammarico, e penso anche di poter interpretare i sentimenti della senatrice Liliana Segre, quando dico che l'altra proposta, cioè quella di istituire finalmente un ufficio, una autorità che in Italia sia autonoma e indipendente e che abbia il compito della tutela dei diritti umani, purtroppo questo punto rischia di rimanere bloccato ancora una volta. Abbiamo proposte di legge in questo senso, ma abbiamo forze politiche che fanno ostruzionismo, cioè che bloccano in ogni modo l'istituzione di questa autorità che faccia monitoraggio sull'osservanza dei diritti umani nel nostro Paese. Sembra impossibile, e invece purtroppo è così. Non ci arrenderemo, abbiamo le proposte di legge, ma sarebbe bene anche se voi riusciste a fare una moral suasion verso quelle forze politiche che ostinatamente si oppongono a volerne discutere. Signor Presidente, il Novecento è stato un secolo contraddittorio, perché da una parte abbiamo visto il secolo del progresso tecnologico, l'affermazione dei diritti dei lavoratori, la grande rivoluzione femminista che ha consentito alle donne di essere rispettate come soggetto giuridico, politico, economico, uguali diritti, uguali doveri. E anche il secolo in cui si sono affermati i diritti umani, la Dichiarazione Universale del 48, le costituzioni di tutti quei paesi che uscivano dalle ceneri
della Seconda Guerra Mondiale, e anche qui con rammarico dico che quei diritti oggi sono messi a dura prova. Ecco, ma il Novecento, guerre mondiali, ha conosciuto l'orrore della Shoah, il genocidio degli armeni, il genocidio in Ruanda, la pulizia etnica nella ex Jugoslavia, le persecuzioni di tante minoranze, degli uiguri, una su tutte, ma molte altre ce ne sono. E vede, Presidente, delle conseguenze drammatiche di due di queste crisi, cioè la guerra nella ex Jugoslavia e quanto accaduto in Ruanda, io sono stata testimone perché lavorando per 25 anni nelle agenzie delle Nazioni Unite, in quegli anni mi è capitato appunto di fare missioni prolungate in questi luoghi e ho potuto testimoniare attraverso i racconti delle vittime quello che ha significato. Ora noi pensavamo che tutto questo fosse alle spalle e invece oggi ancora sentiamo, ancora sì, adesso oggi si sente parlare della ipotesi della terza guerra mondiale, della terza guerra mondiale. Questo che ci porta a pensare che la pace non è mai per sempre. Questo noi lo dobbiamo focalizzare oggi più che mai. Non è mai per sempre, non è una volta per tutte, non ce la toglie più nessuno, anche nel cuore democratico dell'Europa. E che il pericolo di nuovi genocidi, il pericolo non è scongiurato. E non sarà scongiurato fin tanto che continuerà a diffondersi il veleno dell'odio, il veleno del razzismo, dei nazionalismi estremi alimentati da forze politiche a scopo di consenso elettorale. Anche questo va detto, perché non siamo tutti uguali e perché esistono delle responsabilità chiare. E allora tutto questo erode la convivenza civile, la erode, la rende impossibile. Ecco, oggi poi tutto questo viene amplificato dai social media, dalla rete. Vedete, ci sono centinaia e centinaia di pagine che seminano odio, che inneggiano al fascismo e al nazismo, e queste pagine fanno male alla nostra società, fanno male ai nostri giovani, e molti di loro cadono nella trappola di credere a queste feroci ideologie. Quindi bisogna prevenire, certo, bisogna prevenire, lo diciamo spesso, bisogna combattere alla radice il problema, il fenomeno dell'odio, le discriminazioni, il problema del razzismo. E allora serve un grande, grande lavoro culturale, perché vede, un lavoro culturale che deve imprimere nella mente dei nostri giovani un principio fondamentale, cioè quel principio per cui la distruzione di qualsiasi minoranza, quindi il genocidio di qualsiasi gruppo sociale, non solo è un crimine terrificante, odioso, ma non solo, direi, anche un danno irreparabile per l'intera umanità, ma è anche un danno per se stessi, come appunto affermava Raphael Lemkin, un danno per ciascuno di noi. Quindi distruggere gli altri non solo è abominevole ed è terribile per gli altri, ma è altrettanto abominevole per noi stessi. Per questo, Presidente, io la ringrazio dell'iniziativa di oggi, che è importante perché ci continua a far riflettere, ci dà la carica, ci motiva ancora di più e ci mette nel lato giusto, cioè a dire che non dobbiamo avere paura delle intimidazioni che riceviamo ogni giorno. Ogni giorno chi si spende per i diritti umani oggi è oggetto di intimidazione e di violenza. Abbiamo bisogno di confrontarci noi che invece di questo facciamo la nostra bussola. Quindi è importante essere al 10° anniversario della Giornata Europea dei Giusti e qui, in questa sede, Presidente, io le ribadisco la mia disponibilità a unire le forze perché si riesca a vincere con cosa? Con i sentimenti della solidarietà, del dialogo, della convivenza civile, tutte condizioni di cui oggi c'è veramente molto bisogno. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie mille, Presidente. E
davvero anche parole che ci fanno riflettere e soprattutto ci spingono anche a continuare a lavorare su questa strada. In questi primi interventi abbiamo già cominciato a sentire alcune parole, abbiamo sentito la parola odio, la parola indifferenza, memoria, abbiamo già cominciato a capire quella che è la linea che unisce tutti questi concetti e la prevenzione e il lavoro sui giusti. Ecco, di tutte queste cose, di tutti questi temi si è occupata e si occupa instancabilmente la senatrice Segre, che siamo veramente onorati di avere qui questo pomeriggio. E noi siamo sempre abituati a presentarla e davvero con tanto affetto e anche ricordando quelle che sono davvero delle perle di educazione, perché crediamo sempre che la forza delle parole della senatrice Segre sia veramente qualcosa che smuove continuamente l'educazione, soprattutto per i più giovani, ma non solo. Quindi appunto adesso invito sia la senatrice Segre che il presidente di Gariv, Gabriele Nissim, ad accomodarsi sulle poltrone, cambio anche io sede e insieme parliamo appunto di cosa significa odio, indifferenza, memoria e come si legano tutte queste cose per la prevenzione dei genocidi. Ma tanto buongiorno a tutti e contenta che la sala sia piena, perché quando si parla di queste cose così importanti a volte è noioso sentirci parlare del bene, dei buoni, dei giusti. E una giornata come questa, come queste ultime, per cui televisioni e giornali ci riportano a qualche cosa che non avremmo neanche immaginato lontanamente in Europa, così vicino a noi, di sentire rombo di cannoni, case distrutte, persone che piangono e che muoiono. Io ho pensato ai quattro cavalieri dell'Apocalisse. Perché cosa ci manca ancora? La pandemia l'abbiamo avuta, la guerra, l'odio, la morte, la fame. Purtroppo io sono fra i pochi ancora al mondo che i giusti non sono storicamente solo importanti, sono persone di cui ricordo le voci, i visi, il vestito modesto, l'atteggiamento tranquillo nella paura che si veniva fucilati, si veniva uccisi se si aiutava un ebreo, se si nascondeva un ebreo. Anche un ragazzino, così come ero io allora, una ragazzina abbastanza incredula di quello che stava succedendo, impreparata alla tragedia. E quando ho cominciato a sentir parlare di giusti, troppi anni erano passati, perché sì, c'erano già i giusti a Yad Vashem, c'erano nelle nostre menti e nei nostri cuori di chi aveva avuto vicino pochi giusti e molti ingiusti. Così talmente tanti ingiusti a un certo punto da far fatica a ricordare i visi degli ingiusti, perché non erano visi, non erano delle persone, uomini e donne, che meritassero di essere chiamati uomini e donne. Quando c'erano quegli altri, quei pochissimi, quelli che fecero la scelta, quelli che non furono indifferenti.
quelli che non si possono mai dimenticare, per i quali non basta una lapide, non basta un ritratto agiografico della loro vita, perché erano persone semplicissime, non erano solo i grandi eroi che passano alla storia, erano anzi soprattutto persone che se non fossi io sarebbero sparite, come tanti altri, uguali a quelli che si voltarono dall'altra parte. Invece quelli che non si voltarono, è giusto che ci sia un giardino fiorito nel mondo per non dimenticarli. E io ho personalmente ho avuto una grave colpa, veramente grave, che io non ho valutato al momento in cui venivo aiutata dai giusti quanto questi rischiassero e quanto questi fossero giusti. Ero abituata a vivere fra i giusti e era quasi normale per me che amici o che persone vicine si comportassero così. Quindi non ho fatto il mio dovere fino in fondo, non ho mostrato quella gratitudine che poi negli anni ho capito, che ho compreso, che ho valutato, che ho addirittura santificato, se vogliamo usare un termine che non mi viene mai in mente, perché aiutare allora era un atto di eroismo e io allora non l'ho capito, ma la vita poi, la mia lunga vita, ha fatto sì che non li abbia mai dimenticati e sono grata infatti, fra le altre cose, al mio amico Gabriele, perché essi sono nel giardino adesso. Io questa mattina davanti ai ragazzi ho ricordato i ragazzi di Kiev, di Leopoli, di Odessa, che da un giorno all'altro si sono trovati di fronte a questo cataclisma creato da uomini malvagi, credo. E ho anche ricordato i ragazzi a Mosca che hanno manifestato contro la guerra e che sono finiti sui blindati. Ecco, io penso che noi di fronte a questa nuova tragedia in Europa dobbiamo sapere cogliere tutte le forme di resistenza morale che si presentano sulla scena. Cioè noi dobbiamo avere questo occhio. Io credo che in questa contingenza ci sono tante persone giuste che noi poi riconosceremo più avanti e quindi dobbiamo saperle guardare e noi dobbiamo avere un occhio per queste persone, perché saranno poi queste persone che ci faranno uscire dagli abissi e a questi che dobbiamo guardare, perché nella storia di tutte le più grandi tragedie, di tutti i più grandi genocidi, ci sono sempre degli uomini che fanno dei miracoli inaspettati e poi dopo li andiamo a raccontare. Ecco, credo che questo occhio dobbiamo avere. Io ringrazio appunto la senatrice Boldrini per le proposte che vorrà portare al Parlamento. Io posso dire quello che faremo noi come Garido, perché noi ci siamo posti, abbiamo creato un percorso nazionale e internazionale che ha preso come riferimento due uomini che hanno lasciato una traccia indelebile nel Novecento. Un uomo è stato Moshe Beschi. Qui oggi abbiamo l'onore di avere la persona che ha lavorato più con lui per 25 anni, che
e che Mordecai Paldiel del Dipartimento dei Giusti di Yad Vashem. Ecco, Moshe Beschi ebbe questa intuizione che bisognava togliere dall'oblio della storia tutte le persone che si erano assunte una responsabilità nei confronti della Shoah. Ma lui andava oltre, lui diceva: noi dobbiamo sapere individuare sempre quella che è l'elite dell'umanità nei tempi bui dell'umanità. E Moshe Beschi, quando parlava dei giusti, affrontava un tema che forse andrebbe, diciamo, oggi indagato in profondità. I giusti non sono dei santini. I giusti sono gli esseri umani che scelgono, perché ogni essere umano può scegliere. Quindi tu diventi giusto perché hai scelto, non perché appunto sei votato alla santità, all'abnegazione, ma tu lo fai perché a un certo punto ti assumi la responsabilità verso l'altro o ti assumi la responsabilità nel proprio tempo. Quindi quando si parla dei giusti si affronta il tema della possibilità della prevenzione del male, perché il male può essere prevenuto laddove esiste una responsabilità degli esseri umani. E quindi noi, un po' lavorando appunto con riferimento a Moshe Beschi, abbiamo pensato appunto di creare questi giardini dei giusti, e questa giornata è nata in Europa e poi è nata in Italia e la stiamo proponendo anche a altri paesi. Abbiamo discusso della possibilità di avere la giornata dei giusti anche in Grecia, col sindaco di Stalino dei Giusti nel ghetto di Varsavia. Il senso di tutti questi giardini è proprio quello di trasmettere all'umanità degli esempi morali in modo che l'umanità possa assumersi delle responsabilità. Cioè, nella misura in cui tu racconti le storie dei giusti, tu spieghi ai giovani, spieghi ai cittadini la possibilità di agire contro il male. E questo è un punto molto importante della nostra filosofia. Ma il secondo punto è un collegamento con una straordinaria intuizione di un uomo che è stato Raphael Mlemkin. Oggi l'abbiamo onorato al Giardino di Milano. Raphael Mlemkin, dopo la Shoah, dopo aver visto distrutta la sua famiglia, dopo essere andato negli Stati Uniti, era riuscito a scappare, aveva cercato di convincere Roosevelt a trasformare la Seconda Guerra Mondiale in una lotta per la difesa del popolo ebraico. Quando andò da Roosevelt, gli dissero di scrivere un documento a Roosevelt, una letterina, e passò del tempo e Roosevelt gli disse: ma abbi pazienza, qualcosa faremo, abbi pazienza. Per lui fu ovviamente, non poteva avere pazienza quando uno era fuggito dalla Polonia. Ma questo uomo, dopo la distruzione del suo popolo, lui era un giurista ebreo polacco, che cosa fece? Riuscì praticamente a fare approvare dalle Nazioni Unite un nuovo comandamento morale, perché la parola genocidio non esisteva. L'ibrido genos cidio, genos genere dal greco, cidio dal latino uccidere, non esisteva, è lui che l'ha inventata. E lui è riuscito, devo dire, con una storia così incredibile che andrebbe praticamente ogni capo di Stato, ogni ministro, ogni paese a votare una risoluzione nelle Nazioni Unite nel 1940 genocidi. E il punto è in una delle tante discussioni che fece alle Nazioni Unite Raphael Mlemkin, fu questa: disse, quando un popolo è oggetto di genocidio, no, non interessa quello che succederà dopo, la punizione dei colpevoli, non gli interessa il fatto che siano ricordate le vittime. Lui disse: un popolo che subisce un genocidio vuole che le altre nazioni impediscano un genocidio. E questo è il punto, l'idea della prevenzione. E questo, secondo me, è, diciamo, il più grande insegnamento, perché
Io credo che sia molto importante la memoria, lo facciamo ogni giorno nelle scuole con i ragazzi, ma qual è l'elemento di riscatto rispetto alle vittime? L'elemento di riscatto è che tu nel tuo tempo devi impedire che altri genocidi accadano. Questa secondo me è la più alta forma di memoria, perché una memoria... Allora, qual è l'obiettivo, nostro obiettivo? Noi vorremmo, io spero che il nostro paese, la comunità europea ci sostenga, noi vorremmo che tutti i giardini dei giusti che andiamo a costruire nel mondo servono. Servono per allertare l'umanità nei confronti del male ogni volta che appare. E questo secondo me è il nostro compito, cioè è il compito di fare in modo che questo nuovo comandamento per l'umanità non sia una parola vuota. Purtroppo noi possiamo raccontare i lunghi fallimenti, prima l'ha raccontato molto bene la Boldrini, quello che è successo in Cambogia, quello che è successo in Bosnia, quello che è successo in Darfur, quello che è successo in Ruanda, e andiamo ai giorni nostri dove non sappiamo che cosa succederà. Ecco, allora noi dobbiamo immaginare appunto che questi giardini che costruiamo, perché dietro i giardini c'è la lotta all'odio, c'è l'educazione dei ragazzi, c'è la possibilità di far conoscere figure morali, cioè questi giardini non sono, diciamo, un luogo di commemorazione, ma sono un'attivizzazione della società per la prevenzione dei genocidi. E questo è il messaggio che noi stiamo cercando di fare. E noi siamo una fondazione che, diciamo, con dei ragazzi, con delle persone molto volontarose, con grande passione, con grande cuore, hanno cercato di lanciare questa scintilla, e oggi celebriamo la 10ª giornata europea dei giusti, ma io dico che questo è solo l'inizio, cioè io vorrei tanto che il nostro paese, che il nostro Parlamento, che la comunità europea raccolga questo messaggio che noi stiamo costruendo, perché noi, il nostro obiettivo è quello di creare le possibilità materiali all'interno della società, in modo che la società prenda consapevolezza dei genocidi e si attivi. Questi sono i giardini. Ecco, questo ovviamente è un sogno, ma io mi rifaccio al sogno di Lemkin. Voi avete in mente appunto Antigone. Antigone, quando voleva seppellire il corpo di suo fratello, e gli era vietato, e lei disse: io agirò, disse Antigone, agirò in nome delle leggi non scritte degli dèi. L'idea di Lemkin qual era? Che questa legge morale, no, potesse esistere nel mondo. E quindi cosa diceva Lemkin? Se un paese, se una minoranza viene perseguitata, potrà appellarsi a questa legge internazionale, e la legge internazionale contro i genocidi è più forte di una legge nazionale. Cioè, se in un paese si va contro i diritti dell'uomo e si va contro, ovviamente, e si va contro una morale, allora cosa può fare un cittadino? Può appellarsi a questa legge internazionale. Vuol dire che si tratta di disubbidire a degli ordini, a delle leggi sbagliate all'interno di un paese in nome di principi universali. Ecco, io credo che questo è il nostro obiettivo, cioè che a livello internazionale ci sia la possibilità sempre di intervenire laddove le minoranze vengono oppresse, i diritti dell'uomo vengono attaccati. E allora questa idea di Antigone secondo me ha fatto un passo in avanti con Lemkin, perché noi ci possiamo oggi riferire a questa convenzione delle Nazioni Unite, che forse, ovviamente, ci sono dei punti che forse che sono stati elaborati nel corso degli anni. Anche lo stesso Lemkin, diciamo, ha dovuto fare dei compromessi
quando ha presentato questa legge alle Nazioni Unite, alcune sue idee di genocidio culturale, di riferimento all'attacco a gruppi politici non sono passati, ma non importa. Questa è la più alta espressione, secondo me, di una responsabilità internazionale dopo la Shoah, perché significa questo: come uscire dalla Shoah? Con una comunità internazionale che segue una legge morale accettata da tutte le nazioni, e questa legge morale impegna un individuo sempre a lottare contro i genocidi, qualsiasi luogo del mondo accadano. Grazie. Grazie Gabriele, adesso continuiamo a parlare di giusti e di genocidi. Invito Gabriele Nissima a restare sul palco, invito invece a raggiungermi Mordecai Paldiel, già citato nell'intervento di Gabriele Nissima. E senatrice, lei vuole restare, vuole accomodarsi? Torna a posto, quindi ringraziamo anche con affetto e orgoglio. Grazie. Dove vuole? Gabriele, l'ho perso, ti avevo detto di restare. Non c'eri più. Mandare via. Non ti preoccupare, così ascoltiamo Paldiel. Come abbiamo sentito già prima, Mordecai Paldiel è stato per 23 anni direttore del Dipartimento dei Giusti dello Yad Vashem di Gerusalemme, quindi sicuramente di giusti ne ha sentito parlare, e è stato veramente un onore per noi questa mattina averlo alla cerimonia di dedica delle targhe ai nuovi giusti al Monte Stella, ed è per noi un onore sentirlo parlare oggi. Prego, dottor Paldiel. Thank you. Grazie, buon pomeriggio. Mi è stato chiesto di parlare del senso e dei propositi nel voler allargare appunto questa nostra missione per i giusti. Perché dobbiamo appunto dare più esempi di quello che chiamiamo i giusti? Vorrei iniziare dicendo che non si deve certo essere dei santi tutta la vita per fare un atto sacro. E sappiamo che gli esseri umani possono essere in grado di fare molte azioni, quindi ci possono essere entrambi i tipi di comportamento. Comunque nelle civiltà occidentali viene data troppa attenzione alle caratteristiche di aggressività e di competizione. Troppi filosofi hanno parlato di questo. Thomas Hobbes, un filosofo inglese, Charles Darwin e la teoria della sopravvivenza del migliore, delle lotte fra le persone come significato ultimo. Questo è Charles Darwin, e anche abbiamo le altre teorie, la teoria appunto dell'ego, del superego, e sappiamo appunto che ha riflettuto su questo aspetto e abbiamo visto che ha riflettuto su questo, e quando si parla dell'ego e del superego non si può fare attenzione solo all'aggressività, e ci sono degli esempi che vengono chiaramente dati anche dalla possibilità di comportarsi in maniera diversa appunto per un atto di bontà, e ci sono degli atti di bontà, e vorrei farvi qualche esempio. I giusti fra le nazioni che hanno rischiato la propria vita per salvare gli ebrei durante l'Olocausto e sono onorati dallo Yad Vashem. E poi ci sono persone come Madre Teresa, che è andata in India. Si può parlare anche dei Medici Senza Frontiere, Médecins Sans Frontières,
che cercano di curare le persone ammalate che non possono appunto permettersi di pagare. E di fronte ai nostri occhi in questi giorni viene dato aiuto a centinaia di migliaia di profughi dell'Ucraina, aprendo le frontiere affinché possano scappare in posti più sicuri, in modo tale che possano continuare a vivere in pace e sicurezza. E tutti questi sono atti di bontà che e come abbiamo sentito anche dal mio amico Gabriele, Raphael Lemkin, che ha inventato il termine genocidio, che è una cosa che non dovrebbe riverificarsi ed è stato un termine accettato dalla comunità internazionale. Quindi vi dico, abbiamo l'obbligo di avvisare, di spingere e incoraggiare le persone ad agire secondo il principio biblico dell'Afta Yamasha Kamota, ama il tuo vicino come te stesso, e anche di agire secondo la storia, il racconto del buon samaritano raccontata da Gesù, quindi fare una buona azione senza attendersi una ricompensa. Dobbiamo dimostrare che non che può essere fatto se c'è appunto un motivo nell'esempio dei giusti, come abbiamo sentito da Gabriele Nissim. E Gabriele è anche, questa è coincidenza, dell'arcangelo che nella tradizione ebraica protegge l'umanità di fronte al tribunale divino, lo difende, parla degli atti di bontà delle persone e cerca di avere un giudizio positivo, e questo è l'arcangelo Gabriele, e abbiamo qui un Gabriele che agisce in modo analogo. Dobbiamo insegnare l'idea di Emmanuel Levinas. Non so se abbiate sentito parlare di questo filosofo Emmanuel Levinas, che viveva a Parigi, che andava in aiuto di coloro che l'idea di andare in aiuto e di aiutare coloro che ci sono vicini, le persone che hanno bisogno di aiuto, e che ci fosse un obbligo di aiutare queste persone laddove l'aiuto si rivelasse necessario. E questo naturalmente comprende l'idea della compassione, la filosofia dell'aiuto, e questa è la filosofia di Emmanuel Levinas. E quindi possiamo creare una società umana in cui si celebra la bontà e si parla della bontà, non solo del male e dell'aggressività. E se parliamo di male e di comportamenti sbagliati, brutti, come quelli cattivi che vediamo in televisione o nei film, dobbiamo meravigliarci di vedere così tanti casi, tanti esempi di male, perché si sta facendo una promozione indiretta di questi eventi, perché si raccontano storie di atteggiamenti sbagliati che di buone azioni. Quindi se le persone lo copiano pensano che sia la cosa giusta da fare, competizione, lotta, sopravvivenza del migliore, questa è l'essenza della vita sulla terra. Quindi dobbiamo mostrare degli esempi contrari, le lezioni dei giusti che si vedono nei giardini dei giusti sono quelle di cui ho parlato già all'inizio del mio discorso. Secondo questi non bisogna essere una brava persona, un santo tutta la vita per fare un atto santo, sacro, non bisogna essere necessariamente San Francesco d'Assisi, magari una volta nella propria vita, non bisogna essere un santo al 100%, ma si può fare una buona azione, si può diventare Francesco d'Assisi almeno una volta, ed è una possibilità che tutti abbiamo. Garivo dimostra che la capacità di bene delle persone è molto più grande
di quanto si pensasse inizialmente. Garivo, quindi il lavoro di Garivo, deve essere portato avanti per dare più esempi di azioni di bontà, di buone azioni, anziché continuare a ripetere tutti questi atti di male, malvagi, come vediamo sui media, casi di comportamenti sbagliati, cattivi. È arrivato il momento di creare una società migliore, più umana, in un mondo migliore. E quindi il lavoro di Garivo è quello, deve essere naturalmente celebrato e speriamo che molti altri giardini verranno creati in altre zone del mondo e per creare naturalmente questo mondo migliore, più umano, in cui speriamo tutti. Grazie. Paldiel, oggi volevamo avere e avremmo dovuto avere nostra ospite un'altra donna speciale, la consigliera per la prevenzione dei genocidi, la consigliera speciale delle Nazioni Unite, Alice Nderitu. Purtroppo anche il momento e gli impegni internazionali di questo momento non hanno permesso alla dottoressa Nderitu di essere qui presenti a questa conferenza, ma parlare di giusti per il suo dipartimento, il suo ufficio e per lei è veramente importante, a maggior ragione quando si parla di un giusto come Raphael Lemkin, che appunto, come abbiamo sentito nelle parole di Gabriele Nissim, ha coniato per primo la parola genocidio. Ecco quindi che la dottoressa Nderitu ha voluto mandarci un video che adesso trasmetteremo e guarderemo proprio per sottolineare l'importanza della prevenzione dei genocidi e della figura del grande giurista ebreo-polacco Raphael Lemkin. Ci accomodiamo anche giù che così lo possiamo vedere meglio. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, it is with great humility that I speak at this solemn and moving occasion to pay tribute to the righteous, to their cause, their sacrifice, their memory, as well as to the memory of all those who perished and whose lives could not be saved. These were victims of one of the most egregious expressions of hatred the world has ever witnessed, the Holocaust, where more than 6 million people were intentionally targeted and killed because of their identity in execution of a plan that was designed and operationalized deliberately and systematically. In the face of horror, the righteous stood up to defend the inalienable right of each human being to live in dignity, to live in peace and safety, to live. Often, they stood up at great risk for themselves, yet they chose the right path, and their example continues resonating in our imperfect world in which such acts of heroism continue to be necessary. Indeed, in a world where atrocity crimes continue being committed, we must continue to appeal to the responsibility of states, regional organizations, and of course, international organizations, including the one I represent. But we must also remember that steps taken by individuals can generate change. The righteous constitute a vivid example of this, and this is, in my view, their utmost legacy. Honoring also requires us to go beyond remembering. Honoring also involves learning the lessons of what went wrong, why a society walked the dark path towards condoning or accepting the commission of atrocity crimes, and the lessons that history teaches us are important for our future. Knowing what happened in the past and who was responsible and why is essential to help prevent recurrence, to put in place early warning mechanisms, and to develop strategies for prevention. Ladies and gentlemen,
Today we are also honoring Raphael Lemkin, who did precisely that. He observed the dynamics of violence, which was targeted not to an individual or group of individuals because of what they did, which would not justify acts of violence in any case, but because of who they were. The crimes that Raphael Lemkin observed and studied were crimes against entire groups on the basis of their identity. Crimes against all the members of a group of people. Genocide. Raphael Lemkin spared no effort to mobilize support and ultimately achieve the codification of this crime. The perseverance of a single individual led to the codification and the adoption of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Punishment, yes, but also prevention. As Raphael Lemkin observed, and as we fully learned from the Holocaust and other historical experiences, genocide and other atrocity crimes are not usually single or random events. Instead, they tend to develop in a dynamic process. If we understand the causes and precursors of these crimes and can identify the warning signs or risk factors that can lead to or enable their commission, it follows that we can also identify measures that can be taken by states, the international community, and also individuals to prevent these crimes. This is a collective obligation that we all must work for. Ladies and gentlemen, remembrance and lesson learning sets the first stone in the pillar of prevention of future crimes. As Raphael Lemkin knew all too well, and the 1948 Convention embodies, justice constitutes another stone in that pillar. Accountability for genocide and other atrocity crimes is central to the prevention of future crimes. This is why the 1948 Convention is so essential, and this is why its universal ratification remains so important. So today, I renew my call to all states that have not ratified this central piece of international human rights law to take this step without delay. I also call on the vast majority of states which have ratified this international instrument to fully endorse it by taking action in the face of the threats and allegations of commission of international crimes we are seeing today. Lastly, I cannot but raise a voice to encourage that we never let down our guard in the face of increasing attempts to deny, distort, or minimize the Holocaust and genocides committed in the past. Holocaust and genocide denial are real and must be countered. I call on everyone from states to individuals in positions of high political or social responsibility to individual citizens to condemn and counter all instances of denial or minimization of atrocity crimes committed in the past across the world. This is especially important in spaces where healing and trust remain challenged and where the risk of commission of such crimes in the future is all too present. But as the Holocaust also taught us, no society is immune. The extent of vitriol, dehumanization, and hate speech against members of different communities or groups should raise alarm and trigger immediate action to counter such narratives. Hate speech constitutes a risk factor of atrocity crimes. It is present and growing in our societies. We must spare no effort to counter it with messages of tolerance, inclusion, and mutual understanding. This is, too, another lesson we can learn from the righteous we are honoring today. They demonstrated this commitment with their actions.
Let us honor them and let us honor the victims of the crimes they fought against with our own words and action in our world today. I thank you very much. Siamo molto contenti appunto di aver ascoltato anche questo messaggio e cominciamo appunto a capire anche che parliamo di genocidi perché parliamo dei giusti che durante tutti questi genocidi hanno agito e hanno mostrato che è sempre possibile, come diceva la senatrice Segre, fare una scelta. Questi giusti sono stati dei custodi dell'umanità in qualche modo. E nelle storie che abbiamo onorato questa mattina al Giardino del Monte Stella si è visto proprio l'importanza dell'azione del singolo giusto nel cercare di cambiare in qualche modo la storia, la direzione della storia. Andiamo quindi adesso, cominciamo a conoscere anche le persone che sono state onorate, le figure esemplari che sono state onorate questa mattina e a cercare di capire perché tutte le storie di queste persone possono insegnare qualcosa sulla prevenzione dei genocidi. Cominciamo con la figura di Harry Morgenthau, ambasciatore americano che si è trovato di fronte alla tragedia del Metzigern, quindi del genocidio armeno, e lo facciamo insieme a due ospiti di eccezione, il pronipote di Harry Morgenthau, il dottor Christopher London, e il console onorario della Repubblica d'Armenia in Italia, Pietro Kuchukyan, che invito a raggiungermi sul palco. Piero? Sì. You can have a seat. You can have a seat, no problem. Comincerei con una prima domanda al pronipote dell'ambasciatore Morgenthau, chiedendo appunto un ragionamento sulla figura di questo ambasciatore, di questo importante esempio, e cioè l'ambasciatore Morgenthau ha visto quello che stava accadendo agli armeni, alla popolazione, al popolo armeno, e ha cercato in tutti i modi di denunciare quello che stava succedendo, ma il mondo intorno a lui non lo ha ascoltato. Cosa significa, come ha reagito il mondo e cosa significa questa figura? Lo chiediamo appunto al pronipote dell'ambasciatore Morgenthau, il dottor Christopher London. L'ambasciatore Morgenthau ha iniziato la sua attività come appunto ambasciatore e il mondo si trovava in una situazione di pace, si è deteriorato e poi le potenze europee sono scese in guerra le une contro le altre e l'ambasciatore tedesco stava appunto cercando alleanze e l'ambasciatore Morgenthau si è trovato nella posizione di rappresentare questi governi, come anche gli Stati Uniti. E a quel tempo, in quella epoca, venne suggerito che gli armeni, che erano cristiani, e in uno stato con una identità musulmana, era un'idea nuova appunto del secolo, avevano deciso di escludere i cristiani e le persone che vivevano in questo luogo. Quindi molti armeni si sono insediati in Turchia e che si erano insediati da secoli in un paese estremamente integrato con una identità culturale ben definita e poi c'erano anche dei greci che si erano insediati. Quindi le persone nel nord della Turchia sono stati i primi ad essere impattati da questa situazione, sono stati appunto pignorati i loro beni e molti di loro sono stati uccisi.
prima uomini e ragazzi e poi le donne che hanno camminato e marciato per lunghi chilometri e qualora ci fosse la possibilità si sparava anche a loro. E poi si sono spostate verso sud e questo è successo perché i governatori musulmani dell'impero avevano un minor potere nella gestione della situazione, quindi gestivano il paese e volevano assicurarsi il potere trovando qualcuno che potessero incolpare e rendere vittima nell'ambito di questo processo. Questo avrebbe dato la possibilità di fruire delle ricchezze del popolo armeno dopo aver sterminato famiglie intere. Hanno cercato quindi di prendere tutte le assicurazioni sulla vita di queste persone e l'ambasciatore si è rifiutato quindi di agevolare queste azioni e naturalmente era chiaro che doveva aiutare le persone a scappare. Quindi nel 1915, quando la crisi ha raggiunto il suo culmine, lavorò in maniera indefessa per cercare di rendere pubblica la situazione e la mia era una famiglia ebrea, tedesca, ci siamo insediati a New York a metà del XIX secolo e c'erano altri gruppi di persone con cui hanno formato piccole cerchie, piccoli circoli. E una delle persone che conoscevamo era il proprietario del New York Times e Henry Morgenthau è riuscito a comunicare in maniera molto diretta con lui e 145 articoli sono stati pubblicati solo sul New York Times affinché le persone sapessero della crisi armena. Se si leggeva questo giornale non si sarebbe potuto mai perdere un articolo su questo. E poi ci sono anche due libri che sono stati scritti dall'ambasciatore Henry Morgenthau. E nel giro di un mese, tre settimane, è riuscito a raccogliere 100 milioni di dollari, una somma piuttosto importante, per creare un fondo e cercare di aiutare il popolo armeno a scappare e sopravvivere. Una volta partiti, se riuscivano chiaramente a scappare, salvava anche delle persone e all'ambasciata forniva dei fondi affinché queste persone potessero prendere una barca e scappare dal paese. Era un compito piuttosto difficile e scomodo e lo Stato americano, il governo americano non era molto a suo agio in questo senso e quindi nel prosieguo è tornato negli Stati Uniti. Quindi questo è il tipo di lavoro che ha fatto, il tipo di impegno che ha avuto e ciò che era successo, chi aveva incontrato, le conversazioni che aveva avuto con i vari rappresentanti del governo sono stati documentati tutti in diverse pubblicazioni e anche per il popolo greco ha lavorato in loro favore come negoziatore. E quindi è la formula che vedete che si ripete proprio nel XX secolo e adesso vediamo anche nel XXI secolo. Quindi creare un senso di identità tribale nell'ambito di un gruppo e una volta ricevuta l'attenzione di una tribù si può fare in modo che gli uni si rivoltino sugli altri all'interno dello stesso paese e poi si cominciano a confiscare beni, li si penalizza
li si sminuisce come persone finché non c'è un senso di colpa, e quindi c'è un successo politico nell'ambito di questo processo. E spero di aver dato una risposta alla domanda. Della figura dell'ambasciatore Morgenthau, cosa significa per il Consele Kuchukian la storia di questo giusto, e cosa significa anche parlare della storia di questo giusto, ma anche del Metzigern, del genocidio armeno, per la prevenzione dei genocidi. E prima però vorrei presentarvi a Sua Eccellenza l'ambasciatrice della Repubblica d'Armenia in Italia, prego. Che si sta attivando per avere anche una giornata dei giusti in Armenia. In Armenia ci sono già un giardino a un altro che stiamo facendo a Yerevan. Ecco, se vuole dare un saluto alla nostra assemblea. Prego. Grazie Console. Io è una giornata, un momento molto responsabile, quindi io vorrei parlare armeno, se mi permettete. Naira lo traduce. Nem tsankanai shnorakalutyun haytnel arachin hertin Garigoy nakhagaparunis imines hraveri hamar. Arten yerkrord ankam em gtnvum aystegh yev ints hamar mets pativ e da. Innanzitutto vorrei ringraziare per questo invito il presidente di Garivo Gabriele Nissin per questo invito. Per me è la seconda volta che partecipo agli eventi di Garivo e per me questo è un grande onore. Yes, anshust espes havagnot haytararutyun chey ani aselov vor yes ambogchutyamb tirapetum em ayn ambogch ashghatankin gortsuneyutyan inchov Garivon zbaghvum e, bayts vorkanov vor hastrel em tsanotanal. Non mi prenderei, diciamo, questo non ritengo di conoscere tutto il lavoro che ha svolto Garivo finora, ma per tutto quello che ho saputo sono riuscita a venire a conoscenza delle attività di questa associazione. Ուրեմն ես ներողություն, եթե մի փոքր կոպիտ բառով եմ ասում, այստեղ չեմ նկատել, որ կա մոնոպոլիզացիա ցեղասպանության, այլ ճիշտ հակառակը, բոլոր ցեղասպանությունները մարդկության դեմ, բոլոր ոճիրները դրվում են միևնույն հարթության վրա, և սա կարծում եմ կանխարգելման համար ամենակարևոր նախապայմաններից մեկն է. Perdonatemi se utilizzerò una parola poco conveniente, ma vorrei dire che su questo, diciamo in questo ambito, la parola genocidio non viene monopolizzata. Volevo sottolineare questo perché vedo che, per quanto ho osservato e ho visto, tutti i genocidi e tutti i crimini contro l'umanità vengono messi sotto lo stesso sullo stesso piano, e quindi questo è molto importante dal punto di vista, appunto, della prevenzione stessa. Ուրեմն տեսանելիություն տալու համար բոլոր ցեղասպանություններին անկախ դրանց ընդգրկման չափից. E per questo vorrei ringraziare il presidente Nissim e il console onorario dottor Kuchukian, perché viene data visibilità a tutti i genocidi senza distinzione della loro portata e collocamento. Օգտվելով վարիթից, քանի որ սա ինձ համար անկեղծ ասած շատ հուզումնալից պահ է, քանի որ այստեղ է ուրեմն գտնվում դեսպան Մորգենթաուի ծորը, ուրեմն կցանկանայի ջերմորեն ողջունել նրան, և Մորգենթաուը և բոլոր մյուս ուրեմն արդարները, որոնց անունները մենք տեսանք զետեղված այսօր արդարների այգում,
դժնդակ օրերին կյանքը դարձնում են ավելի լավ հույս են ներշնչում, որ մութ օրերի վերջում, թունելի վերջում լույս է բացվելու. Scusatemi, oggi, adesso, in questo momento, sono molto emozionata perché qui è presente il pronipote dell'ambasciatore Morgenthau e la presenza di persone nella nostra realtà, di persone come dei giusti in generale, come lo era anche l'ambasciatore Morgenthau, ci danno la speranza, ci danno luce e la speranza nei giorni bui, per il futuro. Եվ վերջում առիթից օգտվելով, քանի որ այստեղ է գտնվում նաև ուրեմն Իտալիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Տիկին Բոլդրինին, ուզում եմ հատուկ իմ հարգանքը եւ երախտիքը մատուցել իմ որպես Հայաստանի դեսպան եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անունից նրա գործադրած բոլոր ջանքերի համար Եվ իդեմս նրան բոլոր մյուս պատգամավորներին, որոնք նախաձեռնեցին եւ քվեարկեցին 19 թվականին հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման բանաձևի օգտին։ Շնորհակալություն բոլորին։ E mi approfitto, visto la presenza dell'onorevole Boldrini, che è qui membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, vorrei esprimere la mia stima, il mio ringraziamento più vivo a lei personalmente per tutto l'impegno profuso e nella sua persona a tutti gli altri parlamentari che hanno promosso e hanno votato per quella risoluzione di riconoscimento del genocidio avvenuto alla Camera dei Deputati nel 2019. Grazie a tutti. Grazie. Grazie all'ambasciatrice. E visto il fuori programma, direi telegrafico, console, certo, 30 secondi su chi era per lei Morgenthau. Ne faccio un altro fuori programma. Sono stato proprio con Christopher a New York nel 1999. Questo però non è un fuori programma, abbiamo visto anche le foto. Non è un fuori programma, abbiamo visto anche le no, foto. No, l'altro interessante che ha contato anche l'ambasciatrice è che Samantha Power, consigliera del governo degli Stati Uniti e poi anche ambasciatrice all'ONU, ha tenuto una conferenza a Washington specificando come è nato la questione del genocidio e Raphael Lemkin. Allora, Raphael Lemkin era un giovane filologo che si trovava a Berlino in un momento molto particolare. Nel 1919 un armeno, Sogomon Telerian, ha ucciso Talat Pasha, il grande carnefice degli armeni. È stato giudicato immediatamente, in 3 giorni, un giudizio molto rapido, reo confesso, assassino, è stato assolto. La cosa ha meravigliato. Era presente Raphael Lemkin e ha cominciato, perché ha sentito tutte le testimonianze, i testimoni, quello in massacro, sto sterminio degli armeni, e era ossessionato dal fatto che potesse uno Stato avere il diritto di vita e di morte sui propri cittadini. È passato la giurisprudenza, ha studiato e per 20 anni ha studiato la questione armena fino a che ha trovato questo termine genocidio. Poi, come sappiamo, come abbiamo detto, è passato alle Nazioni Unite nel 1948. Gli Stati Uniti ci hanno messo 10 anni prima di ratificarlo e il giorno che veniva ratificato, Raphael Lemkin era sulla panchina che aspettava fuori con $10 in tasca ed è morto lì. Ma la cosa importante è per la prevenzione è che il termine legale di genocidio non va mai in prescrizione, quindi si poteva intervenire in qualsiasi tempo, però solo con il consenso dello Stato. Nel 2002 a Roma
c'è stato il Tribunale Permanente dei Popoli che dà la possibilità di intervenire a questi genocidari anche fuori dall'ambito degli Stati. Milosevic e Karadžić dimostrano la cosa. Chiudo qua l'argomento e vengo al bisnonno. Sempre brevemente però. Brevemente? Beh, perché? La gente mi sembra molto. Perché ci sono altre sei persone che devono parlare e una cena prenotata. Allora, prima di incontrare Gabriele, io avevo già un comitato internazionale per i giusti per gli armeni che avevo fondato nel 1995. In base a quello andavo a cercare i giusti in giro per il mondo. Fino a che una signora qua di Milano, armena molto anziana, mi ha detto che l'ambasciatore Morgenthau l'aveva salvata. Allora mi sono interessato e dopo lunga indagine sono andato a trovare la famiglia a New York. Lì siamo andati al Mount Pleasant, che adesso mi ha detto Christopher che si chiama il cimitero Walhalla, giusto? Right? Am I right? Yeah. E lì abbiamo riprelevato un po' di terra tombale ci sono le fotografie forse, sì, dal cimitero. C'era il rabbino e l'arcivescovo armeno, abbiamo fatto una cerimonia, poi le ho trasportate in Armenia e le ho tumulate a Zindernagaper nel muro della memoria. Ma perché è importante questa figura? Secondo me molto importante, perché è forse una delle rarissime volte che il carnefice e il salvatore si incontrano e continuano a parlare, parlano, discutono fra loro. Quasi ogni giorno Morgenthau andava da Talat Pasha o da Enver a parlare, a discutere, e cercava di capire. A un certo momento Talat dice: ma tu che sei ebreo, perché ti stai interessando dei cristiani, degli armeni? A che risponde Morgenthau? Dice: io, c'è una questione di umanità, non c'è una questione di etnia o di razza. Poi Morgenthau dice: ma scusa, perché, dice, tu ammazzi gli armeni, deporti, uccidi vecchi, giovani, bambini, molti bambini? E lui risponde: Talatice, gli innocenti di oggi saranno i colpevoli di domani. Il momento più cruciale, che dà molto fastidio a Henry Morgenthau the First, noi siamo di fronte al the fourth, il quarto, è quando gli armeni tutti massacrati, lui va ancora, non ci sono più, esterminati ormai, va da Talat, il quale dice, o da Enver forse, dice: adesso che non ci sono più armeni, le polizze che hanno stipulato con le compagnie americane, le polizze di vita, datele a noi, sono nostre, è della Turchia. Al che strabiliato se ne va, poco dopo tornerà in America, molto colpito, e scriverà le sue memorie, che noi abbiamo tradotto anche in italiano, edito da Guerini, è un bellissimo libro delle sue memorie. Però non finisce lì, perché subito si attiva subito per il recupero degli orfani e fonda la Near East Society assieme ad altri, che raccoglie una quantità enorme di denaro. Non so, qualcosa come oggi ho letto, qualcosa come un miliardo di dollari, no, per riuscire ad aiutare questi poveri armeni orfani che erano dispersi in tutta la nazione. Si interessa anche degli ebrei, malgrado non fosse un sionista convinto, va in Polonia perché c'erano i pogrom a aiutare gli ebrei che erano in Shetland, venivano massacrati. Ma ci sono molte altre cose che potrei raccontare, ma la nostra conduttrice continua a farmi cenno che devo smettere.
Grazie, grazie mille ai nostri ospiti. Invito, non facevo cenni, siamo in ritardo di circa 40 minuti, era solo, come dire, tempo in questo senso. Invito a raggiungermi adesso per l'ultimo momento di confronto su altri genocidi e invito quindi qui Laura Rossi, Godliev Mukasarasi e Dolkunisa per questo momento di appunto confronto su genocidi di ieri e di oggi con i testimoni diretti che abbiamo incontrato già questa mattina al Giardino dei Giusti. Cominciamo con la professoressa Rossi, quindi le do già un microfono. La professoressa Rossi è docente di letteratura russa presso l'Università degli Studi di Milano e socia di Memorial Italia. In questi giorni stiamo parlando di Russia, naturalmente per la questione dell'aggressione all'Ucraina, ma non dimentichiamoci che in Russia è successo altro, e cioè Memorial è stato purtroppo sciolto e chiuso. Proprio qualche giorno fa, tra l'altro, è arrivato il rigetto dell'appello alla sentenza. E alla professoressa Rossi chiedo quindi innanzitutto in breve che cos'è Memoriale, che cosa sono, quali attività ha fatto per la memoria, ma anche e soprattutto che cosa è successo in questi giorni, in questi mesi. Grazie per questa occasione. Io sono socia di Memorial Italia, che è un'associazione indipendente italiana che si ispira ai principi di Memorial russo, che ha la forma sia di un memorial internazionale, che è stato effettivamente con sentenza recentissima fra virgolette liquidato. Che cosa voglia dire concretamente, cioè quali conseguenze ci saranno per l'archivio, la biblioteca e l'edificio dove è ospitato a Mosca, questo sarà chiaro soltanto tra 10 giorni. Al momento non si sa. Fino a questo momento il personale ha lavorato appunto nel museo, nella biblioteca e nell'archivio, che sono preziosissimi per gli studiosi russi, per gli studiosi internazionali, e soltanto fra 10 giorni si saprà che cosa succede. Il pericolo è appunto che ci sia un sequestro, è in corso la digitalizzazione, ma non è sufficiente, poi ci sono molti oggetti, strumenti che non possono essere digitalizzati. E Memorial era nato negli anni della perestroica di Gorbaciov e per iniziativa del premio Nobel per la pace scienziato Sakharov, che era stato molti anni al confino e poi è tornato libero, è diventato il primo presidente di Memorial e poi è cresciuto e appunto ha assunto una valenza internazionale, ma soltanto perché effettivamente si tratta di materie, di argomenti che riguardano tutta l'umanità e non soltanto la Russia, non perché sia stato emanato o sia nato per iniziativa occidentale o sia avesse un carattere anti-regime. Era una spontanea iniziativa dei cittadini che volevano chiarire cosa era successo ai loro parenti, che cosa ricostruire dei destini che si erano persi, e cominciarono a portare, a accumulare materiali e documenti. Quindi il fatto che da qualche anno Memorial dovesse dichiarare di essere un agente straniero e che poi sia stato accusato di non aver ottemperato a queste regole è veramente era una norma pretestuosa e non era possibile, ed è stato ovviamente era facile che poi portasse all'accusa di non averla seguita. Quindi in questo momento Memorial Internazionale è stato liquidato, Memorial Diritti Umani attende ancora l'assistenza, la sentenza, ma si può immaginare quale sarà, e
sopravvivono le sedi indipendenti nelle varie città russe e sopravvivono anche quelle esterne, francese e soprattutto per esempio quella italiana, che non dipende da Memoriale in quanto tale, pur condividendone tutti i principi e collaborando intensamente. Ecco, Memoriale nella ringa del procuratore qualche mese fa, che ha accusato e che ha chiesto poi la chiusura di Memoriale, il vero crimine per cui appunto Memoriale veniva accusato non era tanto quello, diciamo, procedurale per cui poi è stata scritta la sentenza, quanto più un crimine ideologico, e cioè quello di infangare la storia del popolo russo con la sua attività, diffondendo menzogne, eccetera, eccetera. Da questo si capisce quindi anche un processo, diciamo, di rimozione, o comunque un processo di memoria viziato in qualche modo nell'attuale Russia, processo che abbiamo anche visto in quelle che sono state anche le parole del presidente Putin riguardo l'Ucraina, che riguardava comunque il processo di memoria nel paese. Ecco, qualche parola su questo aspetto. Sì. È proprio vero, il problema era la memoria. A livello di cittadini, a livello di persone, anche semplici, non necessariamente intellettuali, ma naturalmente anche intellettuali, l'esigenza di ricostruire la storia, l'esigenza di ricordare quello che era successo, diciamo, in tutto il periodo sovietico, ma in particolare nel periodo di Stalin, esisteva ed esiste. Però in Russia, purtroppo, sia nel periodo zarista che nel periodo sovietico, bisogna sempre distinguere tra piano delle persone private e piano ufficiale. Sul piano ufficiale non c'è mai stato un discorso della memoria, tranne forse nei due decenni così tra della perestroica e fino agli anni 90, perché il discorso ufficiale, anche recente, ha tentato di costruire un'unica storia gloriosa in cui non c'era spazio per nessun ripensamento, e quindi qualsiasi tipo di ripensamento diventava prova di un atteggiamento di tradimento, oppure di appartenere al nemico straniero. Quindi purtroppo è così, e quindi possiamo effettivamente dire che la chiusura di Memorial sia stato in qualche maniera parte del processo che poi ha portato ai recenti avvenimenti, anche se non era stato necessariamente progettato a questo fine. Certo, e questa mattina al Montestella abbiamo onorato una donna molto importante, una giusta, Eugenia Ginsburg, e abbiamo ricordato la sua grande opera Viaggio nella vertigine, che raccontava la sua esperienza nel Gulag. Ecco, volevo chiederle qual è il ruolo della Ginsburg all'interno del discorso del Gulag, della memoria del Gulag, e che cosa insegna oggi per la prevenzione dei genocidi e anche appunto su questo discorso della memoria. Grazie. Sì, credo, intanto si tratta, quando uscirono nel 67 erano fra le prime memorie delle purghe staliniane, cioè del periodo anni 30, anni 40. Per esempio Solženicyn rifletteva la situazione post-bellica. E poi era anche una delle prime donne che scrivevano e che testimoniavano molto del destino delle donne nei lager. Non solo, ma era stata, mentre spesso le donne finivano nei lager come moglie o figlia di un nemico del popolo, in questo caso era stata lei considerata nemico del popolo e che aveva coinvolto purtroppo anche il marito e i genitori. La sua testimonianza è importante intanto perché lei aveva, fin dall'inizio, si era sforzata di ricordare tutto, e quindi la sua opera è monumentale, molto dettagliata e assolutamente, confrontata con i documenti, si è provata vera. E poi può piacere o non piacere, ma un atteggiamento alla fine
in qualche maniera positivo, credeva nel bene, credeva nella possibilità di vincere il male, di resistere nella resilienza. Era anche stata la sua esperienza, forse aveva avuto anche fortuna, però ecco, quindi questo può essere una testimonianza. Forse va, posso, una parola, benché forse abbia un cognome e sia forse ebrea, non era perseguitata per quel motivo, anzi paradossalmente durante la guerra il fatto di si salvò perché aveva un cognome tedesco, i tedeschi venivano in quel momento giustamente visti male, e lei poté dimostrare che invece era una russa russa. Ebrea, ma ecco, in quel caso è uno dei rarissimi casi, quindi diciamo non è una giusta né legata al né una vittima né una salvatrice della Shoah, però è una testimonianza dell'umanità al di là appunto anche delle etnie, delle appartenenze religiose, anche la sua vicenda personale lo prova, e della fede nel bene, e quello che ho detto qui prima, anche il suo umorismo benevolo, non amaro, ma sempre persistente, può essere, ecco, forse ci può, in qualche maniera può essere uno strumento per prevenire, insomma è difficile dirlo, ma insomma può tentare, può salvarci in qualche maniera, ecco, questo. Grazie, è quello. Grazie professoressa. E passiamo adesso a un'altra storia, un'altra donna, un contesto diverso, quello del genocidio del Ruanda. È veramente un onore per me avere qui vicino e poter parlare con Godliev Mukasarasi, perché è una donna che ha dimostrato un coraggio, la cui storia dimostra un coraggio e una forza veramente incredibile, quindi io sono davvero onorata di essere qui, che lei sia nostra ospite. La mia prima domanda per lei parte da un'altra parola che abbiamo ripetuto oggi, che è riconciliazione. La sua storia sottolinea quanto la riconciliazione sia importante e debba necessariamente passare attraverso il riconoscimento dei crimini e quindi la giustizia internazionale. Ecco, puoi parlarci di questo e anche del percorso che insieme a tuo marito prima e da sola poi hai compiuto per la riconciliazione e la giustizia? Merci. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La riconciliazione in Ruanda, come dice lei, deve necessariamente passare dalla conoscenza dei crimini e dei colpevoli. Come diceva, questo ha coinvolto mio marito e mio figlio. Dunque, ecco, quindi una riconciliazione, ci siamo impegnati in prima linea a causa delle condizioni di oppressione che abbiamo vissuto, e quindi una riconciliazione che è basata appunto sull'idea di stabilire la verità, di comprendere la verità con il confronto, attraverso il confronto, ma anche dare una possibilità per realizzare una riconciliazione, con, sulla base del quale le persone che hanno vissuto queste esperienze si preparano alla riconciliazione. In effetti questo può permettere di costruire insieme un'unità. E questi sono punti cruciali in questo percorso, così come in Ruanda. Questo porterà all'obbligo in qualche modo di riconoscere altri crimini contro l'umanità, e quindi abbiamo avviato questo processo di riconciliazione in cui le persone possono accedere, avere accesso alla giustizia.
e essere ascoltate. Le persone erano state disumanizzate e quello che possiamo fare è chiedere perdono. Un'idea di giustizia che è centrale in questo processo di riconciliazione nazionale. E fondamentale. A Godlieb volevo chiedere come ti sei sentita dopo la sentenza e che cosa è cambiato? Après cette sentence, comme vous venez de le dire, le procès a débuté. Come ha detto appunto, il processo è iniziato e ha continuato fino a 1998, e la sentenza è stata pronunciata il 10 di ottobre e con appunto la condanna all'ergastolo per il massacro che è stato perpetrato. E questo ha incluso anche la partecipazione diretta in questi assassini. E quindi l'idea è stata riconosciuta l'idea appunto di commettere un genocidio di maniera cosciente. Il tribunale ha anche riconosciuto il crimine di genocidio che sono stati commessi con l'intenzione di distruggere interamente o in parte questo gruppo etnico, e quindi questo è stato utilizzato come strumento di intimidazione, di umiliazione, di discriminazione, di sanzione, di controllo o di distruzione di una persona. Per quanto riguarda i miei sentimenti, nulla di speciale, solo una sensazione di dolore al ricordo di quello che è avvenuto. E i detenuti sono stati trattati e i testimoni non sono stati sempre trattati nel modo giusto. E c'erano testimoni che lavoravano, che vivevano nella povertà estrema. E a volte questi testimoni sono stati inclusi in una coalizione, sono stati coinvolti da una coalizione canadese, e dopo visite in Ruanda è stato richiesto la creazione di una nuova rete di sostegno, e quindi ho pensato anche alle ripetizioni, alle violenze ripetute alla mia famiglia. Hanno ucciso mia figlia Angelica, che doveva testimoniare. E l'ufficio della protezione dei testimoni hanno cercato di farmi tacere. E spesso i bambini sono stati usati a questo fine. E ho pensato anche alle altre famiglie in cui i testimoni sono stati uccisi. E coloro che sono incaricati di giudicare gli accusati di genocidi e le altre violazioni gravi delle regole internazionali, tutto ciò che è stato perpetrato in Ruanda, i responsabili di questi atti sono stati oggetto di progetti internazionali
tra il 1 gennaio e il 30 dicembre del 1994. I vivi sono importanti, i testimoni, come dicevo, non sono stati sempre trattati come avrebbero dovuto. E spesso sono stati imprigionati in centri di detenzione, mentre altri erano ben trattati in luoghi piacevoli. E questa è un'ulteriore ingiustizia, la differenza, la discrepanza delle condizioni di vita tra i testimoni e gli accusati. E tra l'altro la sicurezza non era sempre garantita e quindi molti sono stati uccisi in Ruanda e molte persone erano sottoposte a condizioni umilianti e tentativi di ricostituzione esplicita. E quindi dopo la sentenza cosa è cambiato? Beh, le violenze sono state riconosciute, l'intenzione di distruggere un gruppo, questo costituisce genocidio. E viene fornita assistenza alle vittime e lo Stato ha ordinato al settore pubblico e privato di contribuire al recupero, alla riparazione. Dopo 20 anni di esercizio questo viene fatto grazie a 19 milioni di euro per cure mediche, per le donne, per i giovani, per gli orfani, per i bambini, e sono stati costruiti molti alloggi. Ma c'è anche una specificità relativa. È necessario considerare le specificità rispetto alle violenze sessuali subite, perché si stima che per un genocidio commesso in Ruanda nel 1994 tra 250.000 e 500.000 donne sono state violate e molti matrimoni forzati sono stati contratti, e questo senza considerare gli effetti su arco ampio, su largo raggio, su bambini e della violenza sessuale. Gli effetti non sono sempre stati chiari. Qualcosa che ha a che fare con l'intera società civile per accompagnare le vittime di violenza sessuale, a volte con i loro figli. Godlieve ha creato una fondazione, un'associazione importante, Se Vota, per la riconciliazione e anche per aiutare le donne in Ruanda. Ecco, volevo chiederle che cosa fa, quali sono le attività di questa di Se Vota, e anche per concludere quale può essere il messaggio, l'importanza del messaggio che oggi può partire per la prevenzione dei genocidi. Le attività di Se Vota si concentrano, a partire da questo, sulla creazione di una società in cui la dignità sia importante, in cui le persone, le donne e i bambini siano trattati come devono esserlo. E l'obiettivo quindi è promuovere le attività di pace, di riconciliazione e di promozione dei diritti dell'uomo, delle donne e dei bambini vulnerabili. E per raggiungere l'obiettivo di questo processo di riconciliazione, Se Vota hanno dei piani d'azione e dei progetti specifici che vengono realizzati in maniera molto complessa e puntuale. E abbiamo 4 pilastri di azione. Realizziamo dei fora in cui possiamo coinvolgere tutte le varie, gli vari attori, i vari gruppi. Mm.
per trattare temi come la pace, la coscienza, la riconciliazione. Queste donne quindi possono seguire anche percorsi terapeutici, percorsi di responsabilizzazione nei gruppi di solidarietà e anche una sorta di counseling individuale. Realizziamo anche workshop e percorsi per i giovani che si realizzano in campi, con la possibilità di seguire delle terapie, dei corsi di responsabilizzazione e anche organizzare attività a cui tutti possano partecipare. E inoltre a questo si aggiungono altre attività per appunto fornire possibilità di counseling individuale ai giovani, che possono formare dei gruppi e possono per esempio seguire dei piccoli progetti. Il nostro approccio è centrato sulla famiglia. Organizziamo degli atelier con mogli e mariti, partecipanti ai fora, e anche coppie, per insegnare il ruolo di entrambi, mettendo insieme quindi uomini e donne, oppure in maniera divisa, per favorire la pace nell'ambito familiare. E anche realizziamo visite a domicilio. Organizziamo ogni anno una giornata che si chiama il Festival, in cui appunto ci concentriamo sul lavoro con i bambini e con gli altri membri della famiglia, e realizziamo anche delle passeggiate per stimolare la resilienza appunto dei bambini e delle donne. Abbiamo anche altri gruppi specifici, attività all'interno della comunità in cui le autorità locali svolgono un ruolo insieme a altri attori coinvolti, e quindi realizziamo un'attività di mobilitazione e di sensibilizzazione degli organi amministrativi locali attraverso lavori comunitari, serate per le famiglie e assemblee popolari. Qual è il messaggio? Il messaggio è più importante? Direi che non è solo un messaggio, effettivamente prima di tutto c'è il messaggio. Beh, direi che il punto più importante è l'obbligo del governo e della società civile di integrare le persone all'interno della mobilitazione per lottare contro i genocidi, perché le persone sono i cittadini, sono i giovani che devono contribuire alla prevenzione dei crimini contro l'umanità nel futuro, e anche rafforzare la riflessione sui valori umani e i diritti della persona umana, oltre alla lotta contro i crimini. E quindi è necessario utilizzare un sistema di allerta precoce, così come descritta dalle Nazioni Unite, oltre a ciò che viene descritto dai governi e le organizzazioni. Questa allerta precoce è fondamentale per l'azione sul terreno, per incitare, per incoraggiare i governi ad agire con mezzi umanitari, militari e di altro tipo. E quindi i governi, le Nazioni Unite, devono comprendere questa idea di azione e intervenire ai primi segni, in maniera da poter salvare le vite, agevolare la popolazione, sostenere la popolazione. E anche una serie di progetti che vengono realizzati per una ripartizione ugualitaria rispetto al potere. È necessario anche, come messaggio, incitare i gruppi al momento delle commemorazioni, per evitare che gli eventi possano essere sfruttati in maniera diversa, in modo che non si possa dimenticare, in modo che si possa prevenire appunto eventuali nuovi genocidi. Vi ringrazio. E
allora chiudiamo questo percorso lungo i genocidi e le violazioni dei diritti umani con, venendo ai giorni nostri. È sotto gli occhi di tutti purtroppo è un nuovo genocidio, quello contro la popolazione uigura. Oggi ne abbiamo parlato al Giardino dei Giusti e oggi ricordando il professor Hilam Toti. E a parlarcene questa mattina e anche questo pomeriggio abbiamo l'onore di avere qui il presidente del Congresso Mondiale Uiguro, Dolph Nisa, a cui chiedo subito qual è la situazione oggi. First, thank you very much to invite me. Grazie per l'invito a una conferenza così bella e per aver organizzato questo evento. La situazione degli uiguri oggi è piuttosto terribile, perché quasi 3 milioni di uiguri in Turkestan e in Cina vengono detenuti arbitrariamente e soffrono nei campi di concentramento. Sono soggetti all'indottrinazione politica, sono anche obbligati a un'identità diversa e lavori forzati, abusi sessuali, violenze sessuali, stupri e anche abbiamo gli effetti fisici e mentali. Quindi è molto difficile avere informazione sulla situazione reale nei campi di concentramento. Ma sappiamo che alcuni sono riusciti a scappare, sono arrivati nel mondo libero. Ci sono pochi cittadini che hanno raccontato la loro storia, quello che sta succedendo nei campi di concentramento. Quindi succedevano così tante situazioni di questo tipo. E ci sono così tanti intellettuali, molte donne. Ogni tipo di persona, con ogni tipo di occupazione, perché sono uiguri, perché sono kazaki. Questa è la situazione nei campi di concentramento. Bisogna dimostrare la lealtà al Partito Comunista. Se si beve un bicchiere d'acqua bisogna dire grazie, grazie Partito Comunista, grazie. Bisogna sempre rispettare, bisogna dire questo per dimostrare la propria lealtà nei confronti appunto del Partito Comunista Cinese. E questo succede oggi, nel XXI secolo, ma molte persone hanno parlato dei campi di concentramento, ma le persone che vivono al di fuori dei campi di concentramento sono in una situazione davvero orribile. Io sono vittima, la mia famiglia è stata vittima e da quando ho lasciato il mio paese anni fa non l'ho mai vistato, non ho mai rivisto i miei genitori, mio fratello, mia sorella, perché non potevo fare ritorno alla mia città natale. Io sono un cittadino tedesco, ho invitato mio fratello in Germania, ma il governo cinese non ha dato il consenso, non ha dato il permesso. È impossibile, perché negli ultimi 5 anni, fino al 2017, la Germania e gli Stati Uniti avevano contatti con i membri della famiglia da questi paesi. La mia ultima comunicazione telefonica è stata 5 anni fa, a metà di aprile 2017. Abbiamo solo notizie sensazionali che ci spezzano il cuore. 2018 le comunicazioni si sono interrotte. E molti media mi contattano e io non avevo nessuna idea di quello che stava succedendo. E ho chiamato dopo che ho visto le notizie, ho cercato di comunicare con la mia famiglia, ma non sono riuscito a farlo. 2 settimane dopo circa,
ho letto, ho visto sui media che mia madre era stata detenuta, era stata messa in un campo di concentramento in Cina e un anno dopo è morta in questo campo. Aveva 78 anni, potete immaginare. Non era una politica, non faceva la casalinga. Era stata punita perché era uigura ed era mia madre. Questo è l'unico motivo. Solo un anno dopo, nel 2020, sento un'altra notizia. Mio padre si è spento e leggo questo nei media. Lo scorso anno ho ricevuto un'altra notizia che mi ha spezzato il cuore. Mio fratello è stato sentenziato all'ergastolo. E poi a 24 anni, e quindi questa è stata la strategia con la mia famiglia che succede fino ad oggi. La mia non è una storia singola, tutti gli uiguri vivono in questo modo, tutti riscontrano gli stessi problemi oggi. E non so il numero esatto, ma un'organizzazione di Roma ha parlato di 800.000 fino a 1 milione di bambini che sono stati separati dalle famiglie, che cambiano i nomi e vengono trasportati verso le altre province della Cina. 1 milione di uiguri che vengono trasportati in Cina per i lavori forzati. Le occidentali, italiane, tedesche, statunitensi, americane arrivano in Cina e traggono profitto dai lavori forzati. A livello mondiale c'è un 22% della produzione mondiale che proviene da questo tipo di manodopera e del cotone, e questo succede attualmente nella mia città. Anche quello che ci ha detto, anche lei ha denunciato i campi di rieducazione, ma ha subito violenze e ingiustizie, appunto per questo vive in esilio in questo momento. Dove trova la forza, il coraggio per continuare in questa sua battaglia? Beh, vi racconto una storia che è un po' più, che sappiamo che purtroppo sappiamo che abbiamo visto alcune reazioni positive dall'inizio del genocidio nel 2016, sono 5 anni fa. All'inizio nessuno ha parlato a noi, venivamo educati a parlare di questa questione, ma abbiamo visto qualche passo positivo. Abbiamo visto il riconoscimento del crimine del genocidio, riconosciuto da 9 paesi, fra cui il Canada, il Belgio, il Regno Unito e così via. Questi 9 parlamenti, inclusa la Francia, hanno riconosciuto questo genocidio, e questo ci dà speranza, un po' di speranza, questo ci incoraggia. E secondo, così tanti giovani si sono stati presenti alla cerimonia di oggi e molti ci hanno fatto delle domande, anche questo ci dà speranza. Ma centinaia di paesi, milioni di persone rimangono zitti a causa di denaro, e molte aziende continuano a portare avanti le loro attività commerciali con la Cina, quindi non è il momento di fare business con la Cina, non è business as usual, perché le persone stanno morendo, la vita delle persone non dovrebbe essere considerata meno importante del denaro, ma purtroppo oggi c'è molta ricchezza. Ma abbiamo una forza del governo cinese che sta cercando di monopolizzare il sistema internazionale.
per esempio anche con Interpol, e stanno cercando di monopolizzare anche altre associazioni e organizzazioni. Oggi sono fortunato di poter prendere la parola qua, 2017, 5 anni fa. Sono un cittadino tedesco, europeo, ma sono stato detenuto a Roma, in Italia, 5 anni fa. Sono stato poi mandato in una sala, e sono stato detenuto da oltre 20 poliziotti. Questa è la situazione che sta succedendo in questo paese, ma adesso sono libero e posso parlare qui, quindi grazie di tutto, grazie per il sostegno, ma non è sufficiente. 75 anni fa si è verificato l'Olocausto e i leader hanno promesso che non l'avrebbero più fatto, ma questo non più si sta verificando invece adesso, e ci sono queste istituzioni che dovrebbero mantenere fede alle promesse. Tutti i paesi che hanno ratificato la Convenzione internazionale del 1948 sulla prevenzione del genocidio dovrebbero essere obbligati dal punto di vista, vincolati giuridicamente a farlo, ma anche moralmente. Tutte le aziende dovrebbero intraprendere delle azioni, e abbiamo avuto delle risposte positive oggi. Questo ci dà speranza e ci incoraggia nella nostra azione. L'ultima brevissima, abbiamo pochi minuti, domanda per chiudere questa conferenza. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto e che è stato detto, qual è secondo lei l'importanza di ricordare i giusti e queste figure che sono battute e si battono contro i genocidi? Come ho già detto, così tanti paesi e così tante persone stanno in silenzio di fronte al genocidio. Il silenzio rende complici, e vorrei dare questo messaggio. Parlate di fronte al genocidio, non deve esserci questo atteggiamento, come il Comitato Olimpico. Stiamo facendo pressione sul Comitato Internazionale Olimpico di spostare le Olimpiadi di Pechino in altri paesi, ma il Comitato non ci ascolta, si sta nascondendo dietro la neutralità politica che ha, e si tratta di giochi in un luogo genocida. E quindi tutti gli esseri umani dovrebbero avere la responsabilità di parlare, di combattere e di unirsi. Oggi, purtroppo, non abbiamo visto nessuna condanna da parte delle Nazioni Unite, del segretario generale del genocidio. Non è stata fatta nessuna accusa, perché questo sistema controlla le regioni, appunto, fuori attorno alla Cina. Quindi è importante unirsi, è importante lottare, perché la Cina, la Russia sono governi autoritari, ma questa non è una minaccia solo per gli Uiguri, per il Tibet, per Hong Kong. Questi regimi autoritari stanno mettendo a repentaglio la democrazia globale, e è la democrazia, i diritti umani e tutti i valori occidentali devono essere tutelati, altrimenti questo regime autoritario distruggerà il mondo e non avremo più lo stesso mondo bellissimo che avevamo 15-20 anni fa.
seguito qui in diretta, grazie a voi che ci avete seguito in streaming. Chiudiamo questa giornata con un video messaggio che per noi è molto importante, è un video che arriva dal Giardino dei Giusti di Varsavia ed è un supporto, un sostegno veramente importante, che è quello della Fondazione Auschwitz con il suo direttore Wojciech Soczewica. Quindi a voi la visione di questo video, grazie ancora a tutti e buona giornata dei Giusti. Marca 2022 roku obchodzić będziemy po raz 10 już Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. To szczególne święto ustanowione decyzją Parlamentu Europejskiego z inicjatywy Mediolańskiego Ogrodu Sprawiedliwych GARIVO. W tym dniu upamiętnimy wyjątkowe osoby, które pokazały, że nie godząc się na milczenie, nie godząc się na obojętność, możemy skutecznie sprzeciwić się ludobójstwu i zbrodniom na masową skalę. To są wielkie słowa i wielkie zjawiska, które obserwujemy od końca II wojny światowej, nie tylko w Europie. Ale sens działalności sprawiedliwych sprowadza się do tego, żeby udowodnić, że każdy z nas i każda z nas w momencie próby i poważnego kryzysu humanitarnego może zdecydować się udzielić pomocy, wyciągnąć rękę do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. To dowód na to, że wtedy, kiedy dzieje się zło, można zdecydować się pozostać na tej samej stronie ulicy, a nie uciekać przed odpowiedzialnością społeczną. Dziś jest szczególny dzień. 24 lutego o wczesnych godzinach porannych doszło do niespotykanej, co najmniej od końca II wojny światowej, agresji na suwerenne państwo europejskie, sąsiada Polski, Ukrainę. Wojna, która jest konsekwencją tej agresji, zawsze niesie ze sobą masowe nieszczęście. Głód, wypędzenie, ucieczkę, śmierć bliskich. W tych okolicznościach każdy i każda z nas, a z całą pewnością w Europie, może poszukać możliwości wspierania narodu ukraińskiego. Solidarność, a zatem sprzeciwianie się obojętności i milczeniu, leży w zasięgu każdego z nas. W tym szczególnym kontekście warto wspomnieć o dwóch osobach. Petro Chrychorenko i Natalia Gorbaniewska, którzy w 1968 roku sprzeciwili się interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Chrychorenko, Ukrainiec z pochodzenia, Gorbaniewska, Rosjanka, pokazali, że własnym zaangażowaniem i własną postawą można w najtrudniejszych nawet okolicznościach funkcjonowania w państwie autorytarnym, totalitarnym, postarać się zrobić coś dobrego i pomóc innym narodom i innym osobom. Dzisiaj obie te osoby mają swoje drzewka pamięci w Warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych i o nich będziemy pamiętać. Obchodzony po raz 10 Europejski Dzień Sprawiedliwych jest dla nas, dla Fundacji Auschwitz-Birkenau, rokiem szczególnym również z innego powodu. Dokładnie 100 lat temu urodził się Władysław Bartoszewski, fundator Fundacji Auschwitz-Birkenau, który dzięki swojej postawie, aktywności, działalności, w tym w najtrudniejszym okresie, w czasie okupacji hitlerowskiej w Warszawie, dowiódł, że dzięki osobistym działaniom możliwe jest udzielanie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Pokazał swoją postawą, że każdy z nas właśnie w tych najtrudniejszych momentach, w okresie wojny, w okresie wykluczenia innych, w tym mniejszości, może starać się poprawić ich los i może starać się spowodować dobrą zmianę. Dlatego działalność Ogrodów Sprawiedliwych na całym świecie jest tak istotna dla każdego z nas. Możemy się uczyć i możemy starać się poprawiać losy tego świata, przypominając sobie działalność upamiętnionych w Ogrodach Sprawiedliwych.